Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. In quella metà ci sono storie incredibili per definizione, quelle delle rockstar maledette per esempio, quelle dei geni, non è detto che le storie incredibili debbano per forza essere negative, quelle dei fantasmi, quelle degli avventurieri e quelle dei serial killer che invece negative lo sono sempre. Alcune storie incredibili però sono più incredibili di altre. Ci sono rockstar più star delle altre, geni più geni della media e ci sono anche serial killer più strani dei loro strani colleghi. Ecco, questa è la storia di uno di questi. Perché quella è la storia di un austriaco che si chiama Jack Unterweger. Jack è bravo, è profondo, acuto, brillante, anche simpatico. È presuntuoso quanto può esserlo un giovane scrittore dei primi anni 90 e sicuro quanto può esserlo un autore di fama internazionale che esce dai confini del suo paese, l'Austria, e comincia ad essere tradotto all'estero. Ha scritto un libro, alcune opere teatrali, qualche racconto e molte poesie, ma è già una star nei caffè letterari austriaci, ricercatissimo dai giornali come opinionista e molto venduto nelle librerie. In televisione, soprattutto nei talk show, è lì che è bravo ed è anche fotogenico. Seduto sulla poltroncina davanti al suo interlocutore, pronto a contraddirlo e ad attaccarlo con una certa violenza, come si conviene ad un talk show, Jack sa che c'è la sua bellissima e costosa auto sportiva che lo aspetta nel garage degli studi televisivi, pronta a portarlo nella sua bellissima e costosa suite nel più bello e costoso hotel della città. Sta facendo un sacco di soldi, Jack, e sa anche come spenderli. Certo non era così una volta, anche solo fino a pochi anni fa le cose non gli andavano così bene, anzi, gli andavano malissimo. Il libro che ha scritto, il primo che ha pubblicato, era un'autobiografia che parlava di quando era in galera per aver ucciso una prostituta. Perché quando era più giovane, alla fine degli anni 70, John Unterweger, detto Jack, non era così bravo e così apprezzato. Era un piccolo teppista di Linz, in Austria, un adolescente difficile, figlio di una prostituta austriaca e di un militare americano delle forze d'occupazione. Intelligente, affabile, anche carino, un biondino con i baffetti e i basettoni che andavano di moda allora, ma impulsivo, uno che non si ferma di fronte a un no e quando vuole una cosa deve ottenerla a tutti i costi. È per questo che la polizia lo ha già arrestato 17 volte per furto con scasso e abusi sessuali. Un giorno esce con una sua vicina di casa che si chiama Margaret. Un'uscita a tre, lui, Margaret e un'altra amica di Jack. Ma quando sono fuori Jack perde la testa e uccide Margaret con il suo reggiseno. Barbara non fa niente, terrorizzata da Jack, che l'ha sempre soggiogata con la sua personalità così forte. Barbara è soggiogata da Jack, ma la polizia naturalmente no, lo arrestano subito. Jack confessa e finisce dentro. Perizia psichiatrica. Jack cerca di giustificarsi, ha sempre odiato la figura materna, in realtà uccidendo Margaret voleva uccidere sua madre, non sapeva quello che stava facendo. Il dottor Jarosz, che lo esamina, non gli crede, però capisce che c'è qualcosa in Jack, qualcosa di inquietante che lo rende diverso dagli altri. Jack è pazzo. È uno psicopatico esplosivo e aggressivo, privo di un codice morale e soprattutto pericoloso. Se lo mettono fuori, ucciderà sicuramente di nuovo, per cui è meglio che resti dentro. Il tribunale accetta la tesi del dottore, ergastolo. A 24 anni, Jack finisce dentro per tutta la vita. Se fosse tutto qui, non ci sarebbe molto di eccezionale o di incredibile in questa storia e Jack sarebbe soltanto un assassino che non è riuscito a farla franca e che magari ancora adesso vive dietro le sbarre. Ma non è così. In galera Jack cambia, ma non cambia poco, cambia molto. Era sempre stato un ragazzo inquieto, che a scuola c'era sempre andato poco e malvolentieri. Uno così, in tante storie che abbiamo raccontato, incontra la musica e diventa una rockstar. Jack incontra solo la strada e diventa un assassino. Ma in carcere, chiuso lì dentro, senza niente da fare, comincia a leggere. Letteratura, romanzi, opere teatrali, poesie, e più legge, più studia, più il suo comportamento cambia. E non solo il comportamento, sembra cambiare anche il suo carattere. Jack Unterweger, Jack il teppista, Jack il ladro, Jack l'assassino, diventa un detenuto modello, sensibile, colto, tranquillo e gentile. Chiede materiale per scrivere e glielo danno, una resma di fogli e una matita e lui si butta nella scrittura. Scrive la sua storia, l'infanzia con la madre prostituta, l'adolescenza con il nonno alcolizzato, i suoi rapporti con le donne, quella notte del 1976 Margaret. Non nasconde niente Jack. Non scrive per giustificarsi, come fanno molti assassini, ma va fino in fondo con una sincerità straordinaria. E anche con stile.
perché quello che salta fuori non è soltanto un diario, ma una confessione che si legge come un romanzo. È un bel libro, il libro di uno scrittore. E infatti glielo pubblicano. E ha da subito un enorme successo, sia di critica che di pubblico. C'è anche un regista che ne acquista i diritti e ci fa un film, Il Purgatorio, scrivendo la sceneggiatura assieme a Jack, a distanza naturalmente, perché sarà anche diventato un giovane scrittore emergente, ma è pur sempre un assassino condannato all'ergastolo, e quindi se ne sta in carcere. Però il nome di Jack, che era apparso per un momento solo nella cronaca nera, comincia ad essere conosciuto e il suo lavoro viene seguito con grande attenzione da giornalisti, lettori e critici. Perché lui continua a scrivere, racconti, poesie, opere teatrali, sembra davvero un'altra persona, è un'altra persona. Così scrittori, poeti, registi, 700 uomini di cultura austriaci ed europei si mobilitano perché il caso di Jack venga rivisto. C'è anche il premio Nobel austriaco per la letteratura a difenderlo. Se è cambiato così, vuol dire che il carcere ha funzionato, che Jack si è riabilitato, e allora perché tenerlo dentro? Il tribunale accetta di rivedere il caso, Jack viene esaminato e davvero i giudici lo trovano diverso, un miracolo di riabilitazione. Così, nel maggio del 1990, dopo 15 anni di carcere, Jack esce in libertà condizionata. Di Giallo su Radio DJ. Jack vive in Austria, può vivere fuori dal carcere e può lavorare, e siccome è uno scrittore, e uno scrittore non può starsene fermo ma deve conoscere le cose che racconta, gli danno anche il permesso di viaggiare. Jack è diventato un esperto di certi argomenti, un esperto della metà oscura, di patologie violente, anche di prostituzione. Lo chiamano a parlare nei talk show tutte le volte che succede qualcosa di brutto. Per esempio, in quei giorni hanno ucciso alcune prostitute a Vienna. Jack viaggia anche all'estero, va a Praga e va anche negli Stati Uniti. Gli hanno affidato un reportage sulla prostituzione in California, le ragazze sulla strada tipo Julia Roberts in Pretty Woman, e lui va laggiù a documentarsi, aiutato dal Los Angeles Police Department, che lo manda in giro di notte per la città con i poliziotti, come si fa laggiù con scrittori di gialli e registi. A Los Angeles, naturalmente, di materiale su cui scrivere ce n'è tanto. E infatti Jack se n'è appena andato che il dipartimento di polizia trova alcune prostitute uccise. Sono tutte molto simili, e molto simile è anche la dinamica con cui sono state uccise, di solito con il loro reggiseno, che l'assassino ha lasciato annodato attorno al collo. Sono tre, scelte con cura, aggredite con premeditazione e uccise senza pietà. Gli agenti di Los Angeles non hanno dubbi, un serial killer. Anche in Austria stanno pensando la stessa cosa. Lì le prostitute scomparse e poi ritrovate uccise sono sette, scelte con cura, aggredite con premeditazione e uccise senza pietà, quasi tutte con il reggiseno annodato attorno al collo, un serial killer. In Cecoslovacchia di vittime ce n'è solo una, ma la dinamica è identica, per cui appena riceve le informazioni dalla polizia americana e da quella austriaca, anche la polizia cecoslovacca la include nella lista. Tre in California, sette in Austria, una a Praga, fanno 11 ragazze uccise, sì, è un serial killer internazionale. Jack è bravo e continua il suo lavoro di scrittore. Lo chiamano anche per questi delitti, a parlare delle ragazze austriache, a cercare di capire insieme agli ospiti del talk show come succede che una persona senta dentro di sé il desiderio di uccidere così. Perché lui lo sa, a lui è successo, lui lo ha fatto. Tanti anni fa però, adesso è cambiato. Una volta era Jack Unterweger l'assassino, adesso è Jack Unterweger lo scrittore. La sua biografia si chiama Fegefeuer, Purgatorio, e infatti lui ha scontato i suoi peccati in carcere ed è come rinato. Ecco, però, è proprio in quei giorni che a qualcuno viene in mente che Jack Unterweger possa essere anche qualcos'altro. La polizia cecoslovacca ricostruisce i movimenti della ragazza uccisa a Praga e scopre che quella sera è uscita con un uomo, un personaggio famoso, uno scrittore austriaco, Jack Unterweger, che era in Cecoslovacchia per un reportage giornalistico e alcune interviste. La polizia austriaca fa lo stesso con le ragazze di Vienna e scopre che alcune di queste sono uscite proprio con Jack Unterweger. E la polizia americana fa un controllo e scopre che le ragazze di Los Angeles sono state uccise proprio nel periodo in cui quello scrittore, Jack Unterweger, quello che una volta aveva ucciso una ragazza proprio in quel modo lì, se ne andava in giro lungo la costa dentro un'auto della polizia a studiare le prostitute. Allora mettono tutti Jack sotto controllo e gli trovano nella macchina un cappello della ragazza cecoslovacca uccisa. E sul corpo di una ragazza austriaca trovano alcuni peli della sciarpa rossa di Jack. Eccolo qua il serial killer. È Jack Unterweger. Che appena capisce che la polizia sta sospettando di lui, scappa. Convince una sua amica, una ragazzina di 18 anni che si è innamorata di lui, perché è sempre carino Jack, biondino, elegante, dolce, raffinato. Passa in Svizzera, poi a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove viaggia in continuazione. Appena si ferma un momento chiama i giornali e le televisioni austriache e giura che non è stato lui. Che lui non c'entra con quegli omicidi, che è innocente, ma non gli crede nessuno.
Lo prendono a Miami. La ragazza che è con lui voleva andare lì perché è un'appassionata del telefilm Miami Vice e Jack l'ha accontentata. Ma appena arrivato in Florida ha fatto l'errore di usare la sua carta di credito. La polizia americana se n'è accorta e ha seguito la traccia. Lo beccano in un albergo appena arrivato, lo arrestano e lo rispediscono in Austria. Questa volta non c'è scampo. Il mondo della cultura austriaca è sotto shock. La giovane star della letteratura, lo scrittore prodigio nato in carcere, l'autore di commedie, racconti, poesie e film, insomma, il miracolo di riabilitazione, è in realtà uno dei più feroci serial killer europei. Non era cambiato per niente Jack Unterweger, anzi. Nel 1994 il tribunale di Graz lo incastra per almeno 7 omicidi e gli dà di nuovo l'ergastolo. Jack non riesce a sopportarlo. Era diventato Jack lo scrittore dopo essere stato Jack l'assassino. Adesso come fa a rimanere per sempre Jack il serial killer? La sentenza viene pronunciata il 26 giugno. La mattina dopo, il secondino che va ad aprire la sua cella lo trova impiccato alle sbarre della finestra con un pezzo della tenda. L'attore John Malkovich lo farà parlare in un monologo teatrale ispirato alla sua storia, The Infernal Comedy. Perché è da laggiù che Jack racconta le sue vicende ed espone le sue ragioni, dall'inferno. Nei manuali di criminologia che si occupano di serial killer, gli assassini vengono a volte divisi anche a seconda dei mestieri che fanno. Impiegati, operai, artigiani, disoccupati. Sotto la categoria scrittori ce n'è soltanto uno, Jack Unterweger, l'incredibile Jack. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.